Anna Frank. Anna Frank nasce il 12 giugno 1929 a Francoforte. Il padre Otto possedeva una fabbrica, la madre si chiamava Edith e la sorella maggiore Margot. Il 12 giugno 1942, per il suo 13° compleanno, riceve come regalo dai suoi genitori un diario a quadretti bianchi e rossi, che divenne per lei un vero amico. Con le leggi razziali, in particolare quella che ordinava l'immediato arresto di tutti gli ebrei, Anna Frank con la sua famiglia si trasferì nel retro di una casa di Amsterdam che usarono come nascondiglio. Furono aiutati dalla segretaria Miep e da suo marito. In quel nascondiglio erano 8 ebrei tra parenti e amici e Anna Frank passava le sue giornate tra la noia e la paura di essere catturati. Infatti furono traditi da un amico di famiglia e il 4 agosto 1944 furono tutti catturati e internati nel campo di concentramento di Auschwitz. Non ci sono testimonianze riguardanti la vita di Anna Frank nel campo perché il suo diario rimase nel nascondiglio ad Amsterdam. Morì però lì nel campo nel febbraio 1945, 2 mesi prima della liberazione, per il tifo. Il padre fu l'unico sopravvissuto e, tornato nel nascondiglio di Amsterdam, trovò il diario nella casa. Ne curò personalmente l'ortografia e tolse dei pezzettini che pensava fossero troppo personali o troppo offensivi verso alcune persone. Il padre Otto quindi pubblicò il suo diario nel 1947 e però lui poi morì a 91 anni nel 1980 e oggi il diario di Anna Frank è un'importante testimonianza poetica e storica riguardanti le persecuzioni e i campi di concentramento. Paura. L'alloggio segreto. Mi sembra uno squarcio di cielo azzurro, un cerchio tranquillo ma attorniato da nubi nere, cariche di pioggia. Siamo immersi nelle tenebre e nel pericolo. Nel cerchio, urtiamo gli uni contro gli altri cercando disperatamente una via di salvezza. O cerchio, allargati, apriti, lasciaci uscire. La paura perseguitava tutti. Le persone uscivano per andare a fare la spesa e avevano paura. Stavano nella propria casa e avevano paura. Dormivano nei propri letti e avevano paura. La paura si estendeva a macchia d'olio, dato che gli ebrei avevano paura degli italiani, gli italiani avevano paura dei tedeschi e i tedeschi a loro volta avevano paura degli americani. Anna era in un posto minuscolo e non si poteva muovere perché rischiava di fare rumore. Il nemico la stava cercando, era alla porta e nessuno riusciva a provare niente al di fuori della paura. Scrittura. Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno. Questa è una frase che scrisse Anna nelle prime pagine del suo diario, che si presentò adesso come un'amica. Il suo diario lo chiamò Kitty. E lì scrisse tutte le sue preoccupazioni, le sue paure, le sue emozioni ed era come un luogo di sfogo da tutto ciò che l'attorniava. Speranza. Nonostante tutto, io ancora credo che la gente sia davvero buona nel proprio cuore. Io semplicemente non posso costruire le mie speranze su basi fatte di confusione, infelicità e morte. Era rimasta solo la speranza, perché tutto il resto erano riusciti a portarlo via. La speranza era una delle poche cose che non riuscivano a sottrarre, eppure era anche una delle cose che serviva per andare avanti, per provarci almeno. Una cosa che permetteva di vedere se c'era ancora qualcosa di umano sotto e di aspettare quel qualcosa. In quelle ore di paura, cosa potevano fare le persone se non sperare?